Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Questa sera un'edizione un po' particolare, parleremo ovviamente di calcio con il Pescara eliminato dal Verona per la finale playoff per la promozione in Serie A, ma è una giornata importante anche a livello politico perché nella città di Pescara si sceglie il sindaco, quindi daremo aggiornamenti a livello politico e ovviamente parleremo di calcio con questa grossa delusione per i tifosi bianco-azzurri dopo la sconfitta interna con il Verona. Andiamo a presentare subito gli ospiti di questa puntata in un open space qui a TV6 con il collegamento anche con lo Studio 2, ma abbiamo come ospiti questa sera l'agente dei calciatori Alessandro Alberti. Buonasera Alberti, grazie per aver accettato il nostro invito, il nostro compagno di viaggio Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Abbiamo il collega Stefano Budo. Buonasera Stefano, grazie per essere qui con noi. Ho il piacere di avere in studio anche Francesco Paolo Salviani di Delfino News. Buonasera, Francesco. E poi Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Tra poco ci darai le notizie della giornata. E poi dallo studio 2 c'è il nostro collega Alfredo Primante. Buonasera Alfredo, per darci le news su questa giornata importantissima a livello cittadino per l'elezione del sindaco. Direi, se sei d'accordo Alfredo, di iniziare subito con gli ultimi dati perché manca poco per vedere se ci sarà il ballottaggio oppure se Carlo Masci, che è in vantaggio, sarà il nuovo sindaco. Qual è la situazione Alfredo? Sì, allora Enrico, da poco abbiamo passato la metà delle sezioni scrutinate, siamo a 105 sezioni su 170 per la città di Pescara, che è praticamente l'ultima dove si decide che destino ci sarà per il nuovo sindaco, se il ballottaggio, la vittoria al primo turno per Carlo Masci. Come vedete in grafica, candidato del centrodestra attualmente è il 51,13%, quindi un punto virgola 13 sopra la soglia del 50% che consente la vittoria al primo turno e dunque di evitare il ballottaggio. 19.463 voti per il candidato del centrodestra. In seconda posizione Marinella Sclocco, 23,33%, 8.879 voti per la rappresentante del centrosinistra. Poi per il Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, 12,78%, 4.863 voti. Nella pagina successiva Carlo Costantini, 6,48%, il candidato della coalizione civica Faremo Grande Pescara, ha ottenuto 2.468 preferenze. Stefano Civitarese con il 2,57%, ha ottenuto 977 voti per la coalizione civica per Pescara. Poi c'è Gianni Teodoro con il 2,33%, 885 voti per la lista Teodoro per Pescara. E poi concludono Gianluca Baldini con 291 voti per Ricostruiamo l'Italia e Mirko Iacomelli di Casa Pound con 236 voti, lo 0,62%, che chiude appunto la classifica, possiamo dire. Eh sì, parliamo di calcio, quindi c'è una classifica. Parliamo di calcio, siamo un gergo. Alfredo, ci sarà anche il collegamento con Paolo Renzetti più tardi, è presente. Sì, sì, Paolo Renzetti al comitato. Allora facciamo così, quando hai degli aggiornamenti sulle sezioni, perché finora sono 105 su 170, ci chiederai la linea e quindi daremo l'aggiornamento su questo spoglio per il sindaco di Pescara. Tra pochissimo ci sarà un aggiornamento, perfetto, posso già anticiparlo. Andiamo da Andrea Costantini perché ci sono subito delle novità di giornata, notizie riguardanti i play-out, convocazioni in nazionale. Puoi sintetizzare Andrea? Sì, intanto questa questione famigerata dei play-out sembra arrivare a definizione perché quest'oggi c'è stato il parere molto importante del Collegio di Garanzia dello Sport che ha effettivamente dichiarato che i play-out vanno disputati. Il presidente della Lega di Serie B, Balata, si è adeguato e ha disposto la disputa del play-out che al momento è tra Foggia e Salernitana. Le date sono ancora da comunicare e per questo è stato fissato il direttore
direttivo della Lega di Serie B il prossimo 30 maggio. Perché il 30 maggio? Perché il giorno prima, ovvero il 29 di maggio, ci sarà l'udienza di merito presso la Corte Federale d'Appello sul caso Palermo. Si doveva tenere la scorsa settimana, il 23 maggio, ma è slittata a questa settimana l'udienza di secondo grado. Perché? Perché se verrà confermata la retrocessione all'ultimo posto del Palermo, le cose resteranno in questo modo e dunque si giocherà il play-out tra Foggia e Salernitana. Se il Palermo dovesse essere tolto dall'ultimo posto, dovesse avere una penalizzazione, dovesse essere ricollocato nella posizione originaria, a quel punto il Foggia sarebbe retrocesso e si dovrebbe disputare il play-out tra Venezia e Salernitana. Se ne saprà di più tra 29 e 30. D'accordo. D'accordo Andrea, poi ci sono altre notizie di giornata, tu sei reduce da questa maratona anche a livello politico, poi intervistato anche un personaggio del calcio che sentiremo più avanti. Allora iniziamo con i nostri ospiti che coinvolgerò poi anche a livello politico perché è una giornata importante per la città di Pescara. Così come lo era ieri, una domenica particolare, è svanito il sogno per qualificarsi in finale. Pescara sconfitto dal Verona, una grossa delusione. Ci sono varie interpretazioni su questa stagione del Pescara, sul tecnico Pillon che ha salutato i tifosi ieri sera. Vorrei iniziare da Alessandro Alberti. Allora si è arrivati alla fine con tanta amarezza perché la qualificazione era lì, a portata di mano. La tua versione, ecco, su quanto è accaduto nella giornata di ieri, cosa ti senti dire? La versione emotiva, che per me è stata una pugnalata al cuore, perché questa stagione, con quello che è successo alla fine, con un Palermo retrocesso praticamente all'ultima giornata, sembrava che fossero anche gli astri, per chi è superstizioso, favorevoli in tutti i sensi al Pescara. Io ci avevo sempre creduto in questa promozione. Sotto il profilo tecnico mi sento di dire che questa squadra ha fatto in ogni caso un campionato importante. Sicuramente oggi, a distanza di meno di 24 ore, lo stato d'animo da tifoso è sicuramente di una persona battuta, come credo che lo sia la maggior parte della città. Però è la legge dello sport, Enrico. E bisogna accettarla. E bisogna accettarla nel bene e nel male. Totò, cosa è successo ieri? È successo l'incredibile, cioè delusione forte, perché era difficile ipotizzare un finale di questo tipo. È stata una partita, almeno nel primo tempo, la partita che mi aspettavo, cioè col Verona che praticamente dominava cercando il gol, il Pescara che non riusciva a venire fuori dalla propria metà campo. Poi però nella ripresa quella, la squadra del Verona aveva speso tantissimo, secondo me il Pescara è sembrato in netta ripresa, se l'è giocata, ha avuto diverse palle gol, la più clamorosa con Mancuso, insomma eccezionale, e però c'è stato quel piccolo passaggio di questo cambio in corso d'opera quando mancavano un poco più di 20 minuti, che è stata una vera follia a mio avviso, insomma, anche perché c'è questa difesa 5 togliendo un attaccante. Non l'ha mai portato bene anche in altre occasioni. No, ma a parte tutto, proprio col Verona, se vi ricordate, che appena sì, un mese fa è stata la stessa partita col Pescara, che però era passato in vantaggio, poi si è messo con la difesa a C, con il difensore in più, e puntualmente è arrivato il gol del Verona che ha portato al pareggio. La cosa strana, anzi che mi sorprendente, ma che comunque mi ha fatto molto, molto piacere, è stata la prova di Verona, dove il Pescara sì, se l'è giocata alla pari, se l'è giocata molto bene, ha rischiato ma ha anche messo in difficoltà il Verona, e anche lì nel momento in cui il Verona, per la disperazione, ha passato, ha messo le due punte Tupta e Pazzini, Pescara non ha cambiato né modo né atteggiamento, non a caso si è pareggiato. Questa volta insomma è stata una cosa, è del tutto inutile, voglio dire, questo ingresso, che tra l'altro ha creato sicuramente qualche problema, perché nel momento in cui si deve assestare, cioè Scognamiglio ha perso la marcatura. Comunque parliamo dell'atteggiamento della squadra, perché Verona ci aveva dato un bel segnale, abbiamo visto una squadra con un atteggiamento propositivo, anche in buona condizione fisica, mentale. Poi Stefano, ieri invece, perché secondo te non si è ripetuto quel tipo di prestazione o non si è avuto lo stesso approccio? Ma in parte secondo me ha pesato anche un po' il riflesso condizionato dei due risultati su tre a disposizione. Inevitabilmente
la squadra, ecco, ha avuto rispetto al Bentegodi un po' la sindrome del braccino corto, in qualche modo ha disputato un primo tempo durante il quale ha saputo soffrire, ha stretto i denti, ovviamente badando soprattutto insomma, a restare corta, a serrare i ranghi e a concedere pochi spazi al Verona, e tutto sommato, diciamo, nonostante la sofferenza, non è che ci fossero state tutte queste grandi occasioni per il Verona. All'inizio del secondo tempo sembrava ci fosse un risveglio. Secondo tempo, sì. Infatti, io sottoscrivo l'analisi di Totò sul, probabilmente sull'errore, sul cambio scriteriato di Sottil, a maggior ragione considerando proprio questo aspetto, cioè è accaduto nel miglior momento del Pescara. Un minuto prima c'era stata quell'occasione di Mancuso che insomma, salvata da Silvestri quasi sul palo, e non si avvertiva proprio la ragione o i segnali che dovessero indurre appunto ad effettuare questa sostituzione, che oggettivamente si è rivelata doppiamente letale, sia perché dopo due minuti è arrivato questo gol, tra l'altro complice probabilmente anche un'ingenuità di Scognamiglio, perché Campagnaro probabilmente insomma sarebbe riuscito a coprire, e doppiamente letale perché poi andando sotto eri anche privato di una delle migliori armi per... Francesco Paolo Salviani, vuoi aggiungere il tuo pensiero a quanto detto dagli amici in studio? Hanno detto tutto, anche perché poi aggiungo che Sottil aveva fatto un ottimo lavoro anche in copertura, è andato proprio a chiudere su un avversario arrivando fino appunto alla bandierina. Poi Sottil anche al Bentegodi aveva creato non pochi problemi, era quello che serviva un po' al Pescara, ovvero lo strappo che aveva detto, sì, anche Pillon, certo, la scorsa domenica, che è una partita che si giocava a strappi al Bentegodi, lo hai tolto e hai dato al Verona più campo. Riccardo? Che nel calcio non hai crediti, hai fatto una buona partita a Verona, ma dovevi confermarla in casa, avevi tutte le possibilità di farlo e purtroppo l'atteggiamento è stato sbagliato sia al primo tempo che al secondo. Tranne quei 20 minuti, diciamo, all'inizio non abbiamo avuto quel piglio giusto, il mordente per dare la spinta per andare in finale. Questo chiaramente ha penalizzato tutto. Secondo me ci sono anche, infatti dopo il gol abbiamo avuto sì un po' di reazione quando lui ha messo Bellini davanti, che ha cercato un po' di essere un po' più offensivo, ma primo tempo siamo stati dominati dal Verona e secondo tempo... Adesso amplieremo un po' i vari, certo, argomenti dopo il primo giro, però tornerei subito da Alfredo Primante perché mi dicono che ci sono degli aggiornamenti. Alfredo? Sì, aggiornamento flash ma importantissimo, perché siamo a 120 sezioni su 170 e per la prima volta da quando è iniziato lo scrutinio Carlo Masci è sceso sotto il 51%, in particolare siamo al 50,92%, quindi si avvicina verso il 50% che è la soglia per evitare il ballottaggio. Segue chiaramente Marinella Scrocco al 23,3%. Ecco Alfredo, in base alla tua esperienza, pensi che entro le 22:30 sapremo se Masci non andrà al ballottaggio, visto che si accelererà adesso per... Sì, io credo che, diciamo, vedendo anche l'andamento dello spoglio che in questi ultimi minuti sta accelerando, io penso che fra un'oretta dovremmo avere i dati definitivi. Allora, parliamo di Pillon, perché è stato al centro dell'attenzione, a fine partita ha dichiarato che lascerà Pescara. Come ne esce Pillon da questa stagione, Alessandro Alberti? Esce in maniera dignitosa, così come è entrato, perché è entrato in punta di piedi, è andato via. Io, come ho avuto modo di dire più volte, credo che il grande merito sia stato quello di salvare il Pescara l'anno scorso. Quello che abbiamo vissuto quest'anno è stato un qualche cosa che è nato dalla prima giornata e che comunque, forse ha trovato anche impreparato lo stesso allenatore nel gestire la situazione. Però devo dire che al di là degli ultimi 2-3 mesi credo che questo sia un tecnico che lascerà a Pescara sicuramente un ricordo positivo, bisogna questo dargliene atto. Un po' tutti voi sapete che la piazza è divisa, chi è soddisfatta del campionato perché si era partiti secondo
molti con altri obiettivi, altri invece si lamentano per aver visto spesso una squadra non propositiva. Ovviamente voi avrete pensieri diversi, tutti rispettabilissimi. La paura, quanto ha inciso Totò ieri? Ma io penso da parte della squadra non c'era. Se c'è stata paura è stata soprattutto da parte dell'allenatore nel finale, perché cioè il fatto che il Verona abbia dominato il primo tempo credo che stesse nel gioco delle parti, anche perché se ricordate il Verona aveva fatto la partita a Verona e l'aveva fatta anche nella gara di campionato, per cui era una squadra forte, nel senso che comunque non era facile, non è che dire è stato remissivo il Pescara. Il Pescara nel primo tempo purtroppo era riuscito a prendere palla perché loro dominavano, soprattutto il centrocampo, insomma era un secondo continuo. Te non era stata studiata così la partita? No, assolutamente no, è stato proprio il campo. E tanto è vero che poi nella ripresa, quando un po' è calato il Verona, il Pescara è venuto fuori, voglio dire, non è che si è difeso. Il problema grosso di questa partita è stato proprio quel finale assurdo, anche perché cioè io voglio dire, anch'io credo che Pillone ne esca con grande dignità, perché ha la salvezza ma anche il campionato, il quarto posto. Ecco, quello che mi sento di dire è che lui è come se durante il campionato avesse costruito pazientemente un muro fino all'altezza giusta con le sue idee, con la sua capacità, e poi con le stesse idee l'ha distrutto questo muro, perché è quello che è successo. Tra l'altro la cosa che non mi è piaciuta... Quando intendi il muro parli di atteggiamento, di scelte? No, il muro nel senso di aver costruito questo piccolo miracolo, sì. Perché l'ha costruito lui e sì. Poi lui l'ha disfatto, voglio dire, questo è quello che ha fatto, sempre seguendo quelle che sono le sue idee. A me per esempio una cosa che non mi è piaciuta, l'ho sentita e mi sfugge perché non sia stata ripresa da tanti colleghi, il fatto che lui abbia spiegato questo cambio come la voglia di mettere in campo una squadra più propositiva. Insomma, a me mi è sembrata una cosa fuori veramente incredibile. Togliendo Sottile, che stava facendo molto bene. Incomprensibile, nel senso che non è che se tu togli l'attaccante che ti poteva comunque dare qualcosa in più in fase offensiva e metto un difensore in più, non vedo come potesse essere più propositivo. Cosa poteva squadra. Fare allora Stefano? L'idea probabilmente era quella di alzare gli esterni bassi, che però non sono sembrati nelle condizioni, diciamo, di interpretare o comunque di svolgere quel ruolo in quella fase della partita, anche perché sia Del Grosso che Balzano già dal primo tempo insomma erano stati messi fortemente in difficoltà dalla Ribi e Matos sugli esterni, quindi se quello era il piano sicuramente insomma era un piano piuttosto velleitario. E oggettivamente credo che questo insomma sia un errore che pesi inevitabilmente poi nel giudizio complessivo dell'operato del tecnico. Cioè pesa più questa sostituzione o la prestazione della squadra? Ma io ritengo che la sostituzione sia stata determinante rispetto alla prestazione, perché oggettivamente per quello che era stato lo sviluppo della gara, a quel punto della gara il peggio sembrava alle spalle, fondamentalmente il Pescara sembrava essersi assestato, sembrava aver trovato le misure. Siete tutti d'accordo con questa analisi, Alessandro? In realtà far entrare un difensore poteva avere più logica nel primo tempo che se mettevi però il difensore nel primo tempo. No, cioè, intendo dire nel momento in cui Verona ti stava talmente dominando che tu hai la sensazione di doverti proteggere, ha un senso. No, come la vedo io, scusa Alessandro, nel primo tempo magari c'era la necessità, che so, di mettere un centrocampista, esatto, in più, sì, fai un centrocampo a 4. Alla fine, perché la sofferenza era soprattutto nella costruzione del gioco, non era tanto sul fatto che stessero troppo dietro, era proprio non riuscivano a produrre il gioco e a contenere la superiorità a centrocampo del Verona. Magari, voglio dire, alla fine il Verona si è messo in campo, ha vinto la partita mettendosi un 4-4-2, come aveva fatto a Verona, ripeto, sempre con due punte. Che poi era tutto prevedibile che entrasse. Ma certo, sul risultato di salutarsi, doveva giocare la carta. La vittoria del Cittadella Benevento devi essere pronto. Allora, noi che la vediamo dalla parte del Pescara, io l'ho interpretata meno male, perché giochiamo poi due risultati, due tre, facciamo l'ultima in casa. In un certo senso, poi mi sono anche domandato, potrebbe essere anche un qualcosa che carica il Verona
e in realtà il primo tempo, quando ho visto dopo 5 minuti si è presentato la rete davanti al portiere, ho avuto la sensazione, però poi la partita si era assestata, Antonio, questa è la verità, cioè era passata la fase, ma per quello questo cambio finale crea veramente un po' di sconcerto, ma anche la grande delusione, soprattutto quello, perché tu comunque è ovvio che nel calcio non c'è mai la controprova. Però voglio dire, il fatto di arrivare a quel punto della partita, perché io vedo la partita in perché Sottil poi? Sì, ma appunto vedo appunto, ci sta Mara, potrebbe uscire. L'abbiamo detto, i due centrali avevano tenuto benissimo. Esatto, che la cosa che è strana è che i due centrali hanno tenuto molto bene ed erano anche molto affiatati, e con l'ingresso in campo di Campagnaro è la terza volta che succede, entra sì, ma anche il fatto che sull'azione che con la difesa a 3 o a 5 deve essere collaudata, ha vinto 4 campionati di fila, voglio dire, no. Il problema non è che tu cambi le pedine e poi la squadra infatti, deve essere una cosa costruita nel tempo in cui tu non è che l'aspetto tattico è solo una specie di scommessa, certo, perché alla fine tu non sai qual è la risposta dell'avversario come ti muovi. Sono d'accordo. Guarda, come la vedo io, ma anche per la delusione mi sembra una fesseria, una grossa fesseria. Ciò non toglie che il campionato di Pillon è stato sicuramente positivo, perché ha dato Riccardo, sei d'accordo? Attenzione, perché sta arrivando Carlo Masci, forse al comitato di Via Bovio, però ci terrà aggiornato sia Alfredo sia Paolo Renzetti, Riccardo e Francesco. L'ingresso di Campagnaro, al di là di quello che do ragione a Totò, però ha portato un attimo di disequilibrio, al punto tale che è andato l'uomo in una due la presa, ha fatto rigore proprio due minuti dopo, perché non erano per ancora questo, che è un segnale che dà paura alla squadra, che ti fa andare un po' in confusione, perché devi un po' ma non serviva, non serviva automatismi, cioè, il problema è che non serviva, forse serviva a mettere un uomo a centrocampo, dove Marras in fase difensiva è stato assolutamente nullo, è stato saltato sempre in fase difensiva. Allora a quel punto conveniva rafforzare il centrocampo e giocare con un 4-4-1-1, 4-4-2 tranquillo. Francesco. Ma per male mi associo anche io ai giudizi dei colleghi, anche perché ha avuto la controprova proprio con il cambio di Perrotta in campionato, come dicevamo poc'anzi. Poi anche a Benevento è successo. Poi francamente io aggiungo anche il profilo, cioè Campagnaro era reduce da un lungo infortunio, non aveva il ritmo partita, avevamo di fronte uno dei migliori attacchi del campionato, lo butti così alla rinfusa senza troppe forse idee, è stato più secondo me appunto, torniamo al discorso di prima, la paura di che ti sfugga appunto il match che in quel momento era favorevole. E poi aggiungo che secondo me il fatto del Cittadella ha caricato il Verona e ha scaricato noi mentalmente, perché abbiamo iniziato a pensare che già che potevamo andare in Serie A con tutti i pareggi o in modo più semplice. Va bene, diciamo, andiamo tatticamente il fatto che il Cittadella aveva sbancato Benevento e poteva essere un'arma in più a favore del Pescara, che ha costruito diciamo il grosso dei punti proprio, però a mio avviso è stata un'arma a doppio taglio, perché abbiamo appunto pensato già alla comunque, possibile finale. Nei 180 minuti ha meritato il Verona, quello senza dubbio per me. Allora Andrea Costantini, abbiamo altre notizie di giornata, poi tra poco sentiremo Vincenzo Marinelli, presidente onorario del Pescara, che oggi hai intervistato anche al comitato elettorale di Montesilvano, se non erro. Sì, e proprio lui ci aveva preannunciato, prima ancora che uscisse il comunicato, di questa doppia convocazione azzurra presso l'Under 21 di Riccardo Sottil e Nando Del Sole. I due risponderanno a questa convocazione, una sorta di pre-ritiro dell'Under 21 di Di Biagio, in vista del campionato europeo che si giocherà proprio in Italia a partire da metà giugno. Dal 29 di maggio Sottil e Del Sole saranno a disposizione di Di Biagio al centro tecnico di Formello, il centro della Lazio, poi entro il 6 di giugno Di Biagio diramerà la lista definitiva dei convocati per la importante manifestazione continentale. A te. Allora andiamo a sentire Vincenzo Marinelli, che è portato ai nostri microfoni. Presidente, come mai qui? Ma sono venuto perché ho accompagnato un amico, ho incontrato per caso, l'ho accompagnato qui e mi sono fermato un attimo. Non c'è una logica politica. Ancora sono scioccato, quindi quasi sono ai bordi del ring. Quindi... Quanto è deluso per come è andata ieri? È stato un peccato veramente, ti devo dire che
è dispiaciuto moltissimo, anche perché abbiamo giocato molto meglio a Verona, poi è subentrata la paura, non ho capito certe decisioni, però non voglio entrare nel problema tecnico, purtroppo il calcio è così. Una grande delusione, Presidente. Sicuramente, non ho dormito per niente, quindi figuriamoci, dai. È bello che porto due ragazzi che... sia Sottil che Del Sole viene con me con l'Under 21 al primo ritiro, dopodomani con la nazionale. Per il prossimo anno, Presidente, da dove si riparte? Vediamo, dai, un po' di tranquillità. Non ha dato l'addio. Di pace, sì, vabbè. Chi auspica la guida del Pescara? Lasciamo perdere. Perché lasciamo perdere, Presidente? No, perché ancora siamo un po' tutti scioccati, quindi non ho parlato nemmeno col Presidente. Il Presidente sta venendo da Roma, poi domani sera stiamo con i ragazzi un pochino e poi si vedrà. Con molta, sicuramente sarà una squadra con molti ragazzi, peccati che ancora che qualcuno è uscito e vede Sottile che è uscito alla fine. Che un cambio maledetto, un cambio maledetto, Presidente. Lasciamo perdere, dai, lasciamo perdere. È lo stesso cambio d'altronde che avevamo fatto con lo stesso Verona nella partita di campionato, no? Quindi subentra la paura, 10 minuti alla fine, poi è stato fatale il rigore, pazienza. No, pazienza un cavolo, perché ci sono di mezzo anche i soldi. Va bene, grazie Presidente. Ringraziamo Marinelli che continua a parlare, la paura è subentrata e si è fatto un po' la frittata, Alessandro? Sì, dai, diciamo che siamo un po' tutti concordi nelle valutazioni di questa squadra. Ha menzionato Del Sole... Sottile Del Sole in Under 21. Pensavo che Del Sole in questo campionato venisse impiegato con un po' più di continuità, perché ne parlano tutti un gran bene. Ecco, diciamo che... Perché secondo voi Pillon ha scelto Marras in quel ruolo per tutto il campionato? Ma non è ha scelto Marras, Pillon Enrico ha scelto quasi sempre i 13-14 giocatori. Sì, cioè però i cambi... in altri ruoli li ha alternati, lì... Non saprei dirti, io credo che lui... Forse perché faceva più la fase difensiva? Questa è una domanda che dovresti rivolgere a lui. Certo. Io ma al di là no, il discorso di Marras... Un discorso dici perché fa giocare sempre gli stessi centrocampisti, è anche vero che ultimamente c'erano a disposizione solo quelli, ha fatto giocare quasi sempre gli stessi giocatori, credo che un dato di fatto oggettivo è credo che il Pescara forse a livello di energie credo sia arrivato un po' in ritardo. Beh, però Verona era arrivato bene fisicamente, fino a lunedì scorso abbiamo visto progressi sotto l'aspetto però fisico. Dico, questa squadra da marzo-aprile si era un pochettino anche in un certo senso sgretolata e comunque il grosso de... Scusami Alessandro se ti interrompo perché c'è un aggiornamento con Alfredo Primante dallo studio 2, poi torneremo a Marras. Appena arrivato siamo a 136 sezioni su 170, Carlo Masci ha recuperato qualcosina, è tornato sopra il 51%, precisamente al 51,15, e dunque si avvicina sempre di più l'obiettivo per il centrodestra di vincere al primo turno. Ecco, tra l'altro io vedo il movimento Alfredo intorno al comitato di Masci, possiamo fare subito un'inquadratura avvisando ovviamente il tecnico che siamo in diretta. Siamo in attesa, mi dice anche il collega Paolo Renzetti fuori dalla diretta, che a secondi dovrebbe arrivare Carlo Masci che è stato chiamato e che dunque a questo punto dovrebbe ufficializzare la vittoria, perché insomma le sezioni che restano sono poche e il trend diciamo più o meno si è mantenuto costante per tutto lo scrutinio. Allora Totò, dopo vi coinvolgerò anche a livello politico, Totò, parliamo di scelte, Sottile Del Sole in nazionale, una bella soddisfazione per i due giovani, Del Sole ha avuto meno spazio rispetto a Sottile. No, bella soddisfazione, ma anche qui un grande rimpianto, perché questi due ragazzi, cioè Del Sole dall'inizio e non ha avuto mai considerazione da parte del tecnico, è riuscito a spuntare un po' di minuti, voglio dire, nonostante si fosse presentato con quella fantastica doppietta contro il Lecce. E Sottil è arrivato a gennaio, è diventato giocatore titolare a fine marzo, voglio dire, quindi insomma è un rimpianto anche perché non solo... Poi tra i giovani abbiamo apprezzato Bettella, esatto, che è stato tra i giovani, anche un altro giovane trascurato lì dal suo momento d'arrivo, Bettella credo che sia...
una delle migliori realtà a livello giovanile in campo nazionale. Io credo che questo ragazzo possa veramente arrivare ad altissimi traguardi. Io recentemente mi ha fatto ricordare l'arrivo a Pescara di Filippo Galli con la stessa età, era il campionato di Serie C con Tommaso. Ricordi Rossati. Filippo Galli? Sì, no, ma io questa settimana. La figurina, ricordo. Sì, questa settimana ho fatto un incontro all'Inter per trattare un giocatore di Bettella, c'hanno una considerazione altissima. Sì, sì. Appunto, io l'accostavo proprio a questo esordio di Filippo Galli, con personalità, qualità, a quell'età, perché lui è arrivato a 19 anni, poi è tornato al Milan e ha vinto tutte le coppe, gli scudetti e via dicendo, nonostante avesse davanti due mostri sacri come Baresi e Costacurta. E Stefano e Francesco, su questi giovani cosa vi sentite di dire? Ma su Bettella e Sottil credo siano entrambi due giocatori che hanno dimostrato ampiamente di avere qualità da predestinati. Non sono completamente d'accordo, diciamo, sul resto della squadra, e anche per questo e anche alla luce di questo assegno ulteriore valore al lavoro svolto da Pillon. È vero che la squadra è arrivata anche un po' scarica al finale di campionato, perché d'altronde l'allenatore ha puntato sempre sugli stessi 12-13 giocatori. Però è anche vero che quando ha provato a lanciare in campo, insomma, sia Antonucci, sia Capone, sia Del Sole da titolari, o comunque li ha chiamati. Anche lui li ha fatte da titolare. Del Sole no. Del Sole li ha fatte un da paio. Titolare no. Da titolare no. Da titolare no. Né Del Sole né Elisalde, sono gli unici. Elisalde non è. Elisalde è un mistero, il caso Elisalde. Però ecco, al di là di questo, non è che abbiano lasciato il segno, o comunque Sottil si è conquistato il posto da titolare con le prestazioni. Scusa, posso... Antonucci, io in campo l'ho visto. Del Sole è entrato, ha fatto due gol e non l'ha più fatto giocare. No, Del Sole non ha giocato. Lo ha riproposto, probabilmente non dall'inizio. Fammi dire, Del Sole paga il fatto che era il vice di Marras e paga l'ottusità di determinati allenatori, come l'ha avuto ad esempio Arrigo Sacchi quando portò Mussi al Milan e se lo portò pure ai mondiali 90, che era un difensore ed era abbastanza scarso, ma perché lui si era innamorato di quel giocatore, e si paga l'ottusità del fatto che Pillon Marras lo vedeva in qualsiasi posto, a un certo punto l'ha fatto giocare in qualsiasi ruolo, tranne che al posto di Vincenzo, pur perché l'ha portato lui e perché Marras, e questo è il motivo perché Del Sole non ha mai dato spazio, perché era il vice di un intoccabile con caratteristiche completamente diverse. Sì, cioè, ma lui l'ha visto come vice di Marras e non l'ha mai fatto giocare per questo motivo, perché è inconcepibile il fatto che Del Sole, che è un nazionale, non abbia trovato un minuto da giocare, e quando ha giocato un quarto d'ora ha fatto due gol, la volta successiva non ha più giocato. Parliamo anche delle cose, dei limiti che hanno. Io guardo la casa, scusa, quello che ti volevo dire è che lui, il problema è che non l'ha ottusità. Visto. Ottusità. No, non l'ha visto mai come. Lui non l'ha visto come vice di Marras. Non l'ha visto proprio. No, perché erano caratteristiche totalmente diverse. Siccome lui la sua squadra l'ha impostata in quel modo. Ma guarda, l'ha dichiarato lui che da una parte c'era Antonucci, da una parte c'era Marras, e da questa parte a destra giocava Del Sole. Non l'ha mai fatto giocare, È scelta paurosamente. Marras si è eclissato nel girone di ritorno insieme un po' al resto della squadra che è andata in una fase di appannamento. Ma Marras è stato confermato. Nel girone di andata Marras ha spaccato tre. Io mi ricordo una puntata dove qua dicevamo che Marras doveva fare, l'ha messo anche seconda punta. Francesco, poi vediamo cosa succede al comitato di match. Per quanto concerne i ragazzi, sono abbastanza. Tu segui molto poi le formazioni giovanili. Sì. Giovanile. Su Del Sole potrei spendere tantissime parole. Lui è un prodotto del Pescara, è arrivato qui giovanissimo ed è un peccato. Ricordiamo che c'è anche Capone, convocato in nazionale under 20. Poco spazio, proprio come diceva Riccardo, ha pagato il fatto che nel suo ruolo c'era Marras, che praticamente la sintesi di Marras è a Verona, quando praticamente faceva il difensore aggiunto, in una difesa quasi a 5, addirittura Marras. Per quanto poi riguarda Capone, era un reduce di un infortunio, per me non è giudicabile. Bettella, abbiamo già spiegato, e Sottil per fortuna è venuto fuori. Se non fosse venuto fuori Sottil, io credo che il Pescara
sarebbe stato pure forse un po' più sempre una questione di fiducia, perché ricorderete che Sotil la prima partita fu impiegato proprio sul campo del Cittadella come trequartista, non fece bene perché era un ruolo non adatto, no? Poi ha avuto fiducia e ha dimostrato tutto il suo valore. Con i giovani bisogna avere pazienza e soprattutto dargli fiducia, questo vale un po' per tutti. Però risulta in effetti, fa un po' specie considerare questo ragazzo come Del Sole, un prodotto del vivaio, che non sia stato mai preso in considerazione, non so se a livello di atteggiamento, soprattutto allenamento. Il fatto che Tuete ha fatto due gol, cioè non è che è entrato e ha fatto male, è entrato e ha fatto due gol e mai più visto. Ora è 21 e 36 addirittura minuti. Ti dirò di più e termino, perdonami, l'ha fatto scaldare più di una volta tutto il secondo tempo, gli ha fatto fare un minuto, due minuti, perdonami. Però ci sono delle situazioni nelle quali questa è la verità, perché io che vado alla partita e vedo anche chi si scalda, perché diciamo la molte volte l'ha fatto scaldare tutto il secondo tempo, gli ha fatto fare un minuto. Allora diciamo Alfredo Primante, cosa succede, perché fuori dal comitato di Masci vedo movimento, però non ci sono aggiornamenti sui dati, no? No, aggiornamenti ufficiali non ce ne sono, però ufficiosamente possiamo dire che pare, dai dati diciamo parziali, quelli che non si trovano sul sito del Ministero dell'Interno, che il gap tra la Sclocco e Masci, e soprattutto tra il 50% e quello che avanza, che gli consente di vincere al primo turno, non sia più recuperabile. Allora, vediamo se c'è movimento intorno a Via Bovio, intorno al comitato di Masci, qualcuno che si mette davanti alle telecamere. Vabbè, siamo in mezzo alla strada perché probabilmente attendono l'arrivo di Carlo Masci. Maurizio Daguì, se sei d'accordo, poi ripartiremo con Andrea Costantini dalla regia. Andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio. Ovviamente se dovesse arrivare Masci interromperemo anche lo stacco pubblicitario. A te Maurizio. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le ore 21:43 minuti, calcio e politica questa sera replay. Andiamo da Andrea Costantini in regia, ci sono altre notizie di giornata, Andrea? Che riguardano prossimi avversari del Pescara, le tre retrocesse dal campionato di Serie A che avranno a disposizione il paracadute per ammortizzare i debiti contratti in Serie A. Il Chievo riceverà 25 milioni di euro perché ha partecipato a tre degli ultimi quattro campionati di Serie A. Ha fatto due campionati di Serie A su tre nell'ultimo triennio l'Empoli, che riceverà 15 milioni di euro, 10 milioni di euro invece al Frosinone. Solitamente vengono erogati 60 milioni di euro cumulativamente. Ma per questi dati che abbiamo fornito non si arriverà a colmare questa somma di 60 milioni di euro, avanzeranno dunque 10 milioni che saranno distribuiti nella prossima annualità. Quest'anno distribuiti 50 milioni col riparto che abbiamo detto. A te. Bene, andiamo da Alfredo Primante. Alfredo, che novità abbiamo invece per il sindaco? Allora, aggiornamenti non ce ne sono in questo momento, anzi controllo in diretta, ma non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda le sezioni scrutinate, almeno in maniera ufficiale. 51:15 Carlo Masci, 23:17 Marinella Scrocco. Siamo in attesa che arrivi Carlo Masci al comitato. Sì, vediamo fuori dal comitato di Carlo Masci se succede qualcosa. Vediamo le immagini con Maurizio Dagui che ce le propone. Maurizio, le abbiamo? Un attimo. Mi rendo conto che stasera è complicato. Tra studio 1... umani sono messi a dura prova, Enrico. Ma ci riusciamo. Va bene, allora il collegamento mi sembra che sia saltato, però tornerà tra qualche istante da Pescara via Bovio. Vi aspettavate alla fine della partita questo congedo di Pillon, Alessandro? Sì, perché l'allenatore di fatto è stato scaricato dal presidente dopo la partita col Palermo. Era inevitabile che la conferma di Pillon fosse legata a una promozione diretta in Serie A. Diversamente, diciamo che il suo destino era segnato, e mi sembra che negli ultimi 2-3 mesi, insomma, al di là delle manifestazioni un po' fuori dalle righe del presidente dopo il Palermo, mi sembra che la proprietà dissentisse in maniera molto marcata, no? Sulle scelte dell'allenatore. E quindi mi sembra che il finale sia una logica conseguenza. Però devo dire che lui si è congedato in maniera signorile. Francesco Paolo, ti aspettavi anche tu questo finale? Beh, sì, diciamo che sono anticipato i tempi il tecnico biancazzurro. A mio avviso, cioè, sono rimasto particolarmente colpito. Pure lui si vedeva che era abbastanza emozionato. Poi è stato, secondo me, un tecnico comunque che ha fatto tanto con una squadra oggettivamente forse non così all'altezza dove si è ritrovata, e dunque a mio avviso esperienza più che positiva per Stefano? Sono d'accordo, insomma, mi sembra che vada anche sottolineata la signorilità con la quale, diciamo, è uscito di scena, nonostante, ecco, qualche attacco che aveva ricevuto nelle settimane scorse anche dalla proprietà. Insomma, neanche una parola fuori posto, dichiarazioni d'amore nei confronti e della piazza e dell'ambiente che non sono sembrate di circostanza, quindi insomma
è un allenatore che ha fatto bene a Pescara, che si è dimostrata anche da un punto di vista umano, insomma, un ottimo professionista e un'ottima persona. Anche nell'addio è stato molto signorile, hanno domandato i colleghi se avesse qualche sassolino dalla scarpa, ha detto solo frasi d'amore su Pescara, sulla tifoseria, sulla squadra. Riccardo. Grande persona, assolutamente, molto signorile, ma nel mondo del calcio a me di queste cose qui non me ne frega niente, preferisco avere un allenatore antipatico che nel momento giusto faccio giocare la squadra in un altro modo. Lui è stata una brava persona, simpatico, veramente un signore, ma a me non è, io non ci devo andare. Chi lo vede più adesso Pillon? Cosa mi rimane di Pillon? Che è una brava persona, come mi è rimasto che Gigi Simoni, attore dell'Inter, è una brava persona. Ma a me delle brave persone non me ne frega niente, io preferisco un attore un po' più incazzato e che faccia giocare la squadra. Aspetta, in maniera diversa. Aspetta, perché mi sembra che ci sia... Di poter lavorare con loro bene, anzi voglio lavorare anche con loro bene, perché Pescara merita una giunta, un'amministrazione, un consiglio che faccia bene per Pescara a prescindere dai colori politici. La pulizia della città, il verde perché la città oggi è sporca e i cittadini si lamentano di questo, e poi ripeto, andiamo alle periferie. Io andrò lì da domani perché da subito dobbiamo lavorare per quello, per risanare la città e per ricucire le parti che purtroppo oggi si sono sfilacciate e che invece meritano altro. Questa elezione ha detto che quando il centrodestra va unito vince. Quando il centrodestra va unito vince, sì, lo diciamo sempre, questa volta è successo come è successo in altre occasioni. Pescara è un laboratorio, credo che verrà preso ad esempio, perché soprattutto in questo periodo in cui c'è a livello nazionale una posizione diversa, credo che Pescara dia un grande segnale di unità, di forza, perché tutti sono stati bravi, tutti hanno remato verso la vittoria e l'abbiamo ottenuta con un grande risultato. Di tutti. Possiamo dire che questa è anche una rivincita di Carlo Masci? Sì, per quello che mi riguarda sì, è una rivincita, sì. Una rivincita. Perché tornare dopo 16 anni a essere il candidato sindaco di Pescara, della città che amo, e poter vincere vuol dire che ci siamo, c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo ancora. Ha ascoltato i vertici del partito? Non ho sentito nessuno, c'è solo Nazario qui a fianco a me, ma ci sono amici. Poi voglio ringraziare quello che si definisce lo staff, ma che per me sono soltanto amici, persone che mi hanno accompagnato in questi anni di avventure, di vittorie, di sconfitte, sono stati con me sempre e oggi gioiscono con me in tanti. Li ringrazio tutti, li abbraccio tutti, perché veramente si meritano insieme a me questa vittoria, perché questa non è la vittoria soltanto mia, la vittoria di un gruppo di persone che hanno creduto in questa città, che si vogliono bene, che hanno lavorato per Pescara, che continueranno a farlo a prescindere dai risultati. E, insomma, abbiamo fatto una cosa eccezionale, veramente. Si gioca con un tuffo in mare, però. Speriamo che, insomma, ecco. Ecco, è andato via il segnale, forse è rimasto un po' preoccupato per il tuffo in mare. Alfredo, le sezioni ormai... Le sezioni ufficiali sono ancora quelle. Ti dico però, come dato di cronaca, che la Lega è il primo partito a Pescara, seguito dal Partito Democratico. Poi. La percentuale sempre di Masci? La percentuale di Masci è il 51,15%, sì. Diciamo, è rimasta costante nel corso dello studio. Se torna la linea, intanto vorrei sentire Stefano Buda su questa elezione del nuovo sindaco di Pescara. Era nell'aria? Era nell'aria, è un risultato comunque importante, insomma, un'affermazione al primo turno non è, insomma, non è un aspetto di poco conto. È chiaro che si sono incastrate un po' tutte le componenti che ecco, si subodoravano alla vigilia del voto, c'era questo vento a favore della Lega che ha fatto un po' da traino alla vittoria di Masci. Contemporaneamente c'era appunto... Scusami Stefano, ti interrompo perché direi, sì, di tornare dal neo sindaco. Sentiamo tanti amici che ci sono a tutti i partiti del centrodestra che ci hanno creduto da subito in me, e poi l'ho detto prima, un ricordo speciale
a mio padre che non c'è più e che ha voluto sempre che io facessi politica, ci ha creduto da sempre, e a Carlo Pace che è stato il mio padre politico e mi ha indirizzato e avrebbe gioito con me, avrebbe gioito nel 2003 e oggi gioisce in paradiso perché sicuramente è lì. Non ho sassolini, guardo solo avanti, guardo solo al bene di Pescara, perché Pescara merita tutto. Quindi... Dormirà questa notte? Sì, io sono tranquillo, la mia forza e la mia serenità, la tranquillità con cui ho vissuto questi anni, anche anni bui con cui ho vissuto questa campagna elettorale, io spero di poter collaborare veramente con l'opposizione che si va formando. Intanto gli 8 candidati a sindaco hanno con me fatto questo percorso di 30 giorni, si sono anche rafforzate amicizie che già c'erano e anche stima reciproca, quindi sono certo che collaborerò con loro per i grandi obiettivi che dobbiamo cogliere per Pescara. Io voglio essere il sindaco veramente della conciliazione di questa città. Sindaco, questo ce lo deve, un saluto in dialetto a tutti i pescaresi e non pescaresi, presidente a Pescara, che lei ha detto sono comunque pescaresi, perché chi abita, chi risiede a Pescara, anche se non è pescarese, è considerato un cittadino. Ma che cosa dire, una parola in dialetto? No, io invece vorrei dire una cosa, che credo che questa campagna elettorale e la mia elezione a sindaco abbiano dimostrato delle cose, il fatto che uno non si deve mai abbattere e che nella vita c'è sempre la possibilità di vincere, quindi nessuno, c'è una speranza per tutti quanti, credo che questo sia anche un grande segnale. Ieri Pescara ha perso, adesso questo è il grande dolore, che Pescara ha perso, purtroppo ho tifato, non è riuscita a vincere Pescara, ma ci rifaremo l'anno prossimo e puntiamo alla Serie A. A proposito, bene, forse Paolo Lizzetti sta facendo una domanda a proposito, vogliamo risentire. Progetto, idea interrotta, secondo lei si può riprendere questo discorso per un nuovo stadio di calcio a Pescara? Questo oggi non lo posso dire, si dovranno vedere le carte, si dovrà vedere il contesto, vedremo oggi, credo che sia prematuro, oggi godiamoci questa vittoria insieme a tutti quanti gli amici, da domani parliamo di amici. Bene. Allora, grazie a Paolo Lizzetti. Alfredo, tu continuerai a aggiornarci sui dati. Avevo interrotto Stefano Buda sul concetto precedente. Dicevo che si sono un po' saldate tutte le componenti favorevoli affinché si potesse verificare questo risultato, quindi insomma il contestuale crollo dei 5 Stelle, il centro-sinistra un po' impegnato in una lotta per la sopravvivenza. E quindi ecco, è maturato questo risultato che poi non è così sorprendente. Credo che un po' le difficoltà inizieranno adesso per Masci, perché ecco un po' come è stato per il centro-sinistra, che è stato logorato da un'alleanza ampia e che ha finito per creare contrasti, ci saranno da comporre tutta una serie di interessi e il partito di riferimento del nuovo sindaco. In questo caso, ecco, prima si richiamava l'esperienza di Pace, in questo caso non sarà l'azionista di maggioranza della nuova giunta. Bene, allora Stefano, allora dalla regia invece mi dicono che abbiamo in diretta telefonica il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Pronto? Allora, non c'è, quindi cerchiamo di recuperare il collegamento. Questa sera a livello tecnico siamo davvero presi da diverse situazioni. Totò, ti aspettavi questa candidatura al primo turno di Masci? Ma se ricordi, l'avevamo detto anche a lui una delle ultime partecipazioni, che secondo noi avrebbe vinto il primo turno, insomma era direi grande favorito, ovviamente come ha detto Stefano, favorito da questa destra unita, da questo traino della Lega che funziona dovunque, addirittura anche in Europa in questo momento, per cui non mi sorprende, cioè, che Masci sia arrivato al primo turno. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No, io quello che volevo aggiungere, ovviamente gli auguro e mi auguro che sia
soprattutto per quello che ha detto della cooperazione con le altre forze, che questo serva per recuperare questa città, perché se noi andiamo a vedere come è stata svolta la campagna, la campagna elettorale, sono stati affrontati tutti i temi: il verde, il centro storico, la stazione, cioè le periferie, voglio dire, questa è una città quasi da rifondare, perché veramente Pescara negli ultimi anni è diventata, a mio avviso, è diventata molto molto brutta rispetto a quello, alle sue potenzialità e tutto quello che può dare. Bene, e mi auguro comunque che questo sia il passo avanti per andare per rinascere. Bene, insomma. Allora abbiamo in diretta telefonica, abbiamo recuperato il presidente della Pescara Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Noi non sentiamo in studio. Maurizio, eccoci, pronto? Non abbiamo il collegamento. Vediamo se possiamo. Ci sente presidente? Sì, salve Enrico, ciao. Buonasera presidente. Allora, intanto Carlo Mascio è il nuovo sindaco di Pescara. Cosa si sente? Vanno fatti i complimenti a Carlo, che è una persona molto seria, un pescarese doc, è una persona che si è sempre, ha sempre lavorato per arrivare a questo risultato. Credo sia il coronamento di un suo sogno personale, oltre che dell'impegno che ha messo sempre nella politica, e quindi gli vanno fatti i complimenti. Lei invece non ha coronato il suo sogno personale, quello di tornare in Serie A? Purtroppo no, però tu sai che mi conosci bene, che io non mollo niente, quindi ci ricarichiamo un po' le pile e ripartiamo, cercando magari di ricentrarlo nel prossimo futuro. Ieri sera Pillon si è congedato in pratica da solo, nessuno ha parlato, vi siete incontrati a fine partita? No, ci siamo allo spogliatoio, però non abbiamo sicuramente parlato di nulla, ho sentito anche io le sue parole, sicuramente non avendo noi esercitato l'opzione a febbraio avrà concluso con questa sua dichiarazione, però noi sicuramente dopo una stagione così, che comunque è stata una stagione strepitosa, perché comunque il Pescara è arrivato fino alla semifinale dei playoff, ha mancato la finale veramente per un soffio, e quindi io come presidente mi sento di ringraziare sicuramente il mister, lo staff, tutti i giocatori, soprattutto il pubblico, che quest'anno ha veramente creato con la squadra un feeling straordinario, e mi auguro, al di là del fatto che ci sia nel prossimo futuro io o altri, ma mi auguro che veramente questa strada qui venga ripercorsa anche nei prossimi anni, perché è l'unica medicina che può far bene a una squadra, e avere il suo pubblico vicino e sentire veramente il calore dei tifosi. Alla fine della partita credo che la chiamata della curva per i ragazzi e l'applauso e l'incitamento che c'è stato, credo che sia stata una cosa veramente da brividi e da emozione, ma mi ha fatto molto piacere. Pillon perché non resta sulla panchina del Pescara nella prossima stagione? Ma non resta perché credo che ci siano decisioni da tutte e due le parti. Per quanto ci riguarda come società crediamo di dover cambiare, e il mister probabilmente crede di aver fatto anche il massimo qui a Pescara. Allora, intanto c'è Alessandro Alberti, che prima in studio diceva, mi sembra di ricordare, che il presidente con quelle dichiarazioni l'aveva un po' scaricato dopo la partita con il Palermo, no? Beh sì, ciao Daniele innanzitutto. Ciao Alessandro. Al di là di tutto ti faccio i complimenti a te e alla squadra, perché onestamente questo è stato un campionato degno di nota. Adesso però non mi sento di farti domande tecniche, sostituzioni, atteggiamento o quant'altro. Credo che la cosa che sia emersa in modo inequivocabile sia stata nelle ultime giornate proprio questo tuo modo di vedere, di intendere il calcio in una maniera, e l'allenatore che di contro, diciamo, ha avuto sempre un atteggiamento sparagnino. Però ormai io credo che
sia acqua passata, anche se oggi siamo ancora tutti delusi. La cosa invece che ti dico è che è una cosa che avrei sottolineato anche nel corso della trasmissione, che come hai detto te invece sia importante nella nostra città che un po' le tutte componenti positive di questa città convergino tutte in un'unica direzione, senza gelosie, antipatie o cose di questo genere. Siamo una realtà importante e dobbiamo assolutamente far sì che Pescara... Cioè, chiediamole se intanto conferma che avevano idee diverse sul piano del gioco. Ci sembra di capire però sentiamo. Ma io credo, Enrico, io credo che se un presidente non possa esprimere le sue idee, credo che veramente non c'è bisogno più nemmeno dei presidenti, è giusto che poi le squadre vanno avanti per i fatti loro da soli. Io credo che invece le mie esternazioni fatte a vario titolo e a varie riprese nel corso dell'anno siano servite anche per dare una sveglia in qualche occasione, perché è evidente che se ci si adagia su certe posizioni poi è chiaro che magari si rischia di accontentarsi e di fare il compitino. Io su una cosa non sono d'accordo, che è una cosa che ho ascoltato per tutto l'anno in silenzio, che questa squadra sia una squadra che ha fatto di più di quello che poteva fare, su questo non sono d'accordo, perché questa è una squadra, è un collettivo formato da giovani e meno giovani importanti, soprattutto i meno giovani hanno dato un contributo straordinario, perché tenere 25 giocatori, 26 giocatori sempre sulla corda, anche qualcuno che non ha giocato quasi mai o mai, e tenerli tranquilli e calmi e farli partecipi di un progetto che è arrivato fino alle semifinali playoff non era facile, e questo, su questo devo dire, devo ringraziare anche i meno giovani che sono stati molto bravi. Però dire che questa squadra aveva un organico inferiore a chi magari oggi va a fare la finale playoff, secondo me è una grande puttanata, scusatemi il termine, l'ho ascoltato per tutto l'anno. Noi siamo, il fatto di essere partiti senza fare proclami, ma questa fa parte del mio carattere, perché io non ho mai fatto proclami da quando sono al comando di questa società, non significa non essere coscienti del fatto di avere una squadra che può competere. Quindi insomma si sono rispettati un po' i programmi, si doveva puntare ai playoff, ci si è arrivati in anticipo. Ci si è arrivati in anticipo, poi abbiamo avuto diciamo questa situazione del Palermo che ci ha avvantaggiati da questo punto di vista, però credo che questa squadra avesse tutti i requisiti sin dall'inizio per poter fare un buon campionato che poteva sfociare nell'ingresso nell'elenco dei playout, dei playoff, scusate. Sì. Allora, il collega Stefano Buda. Sì. Buonasera Presidente. Buonasera. Un paio di domande, ecco. La prima, veloci e veloci delle risposte. Velocissime, flash. Seguendo questo suo ragionamento appunto sulla competitività dell'organico, volevo chiederle se c'è un giocatore in particolare che secondo lei avrebbe meritato di trovare spazio nell'organico e che in qualche modo avrebbe potuto rappresentare un ulteriore valore aggiunto per la squadra. E la seconda, d'obbligo, insomma, c'è Zauri per il dopo Pillon? Allora, sulla prima rispondo molto velocemente. Noi abbiamo dei ragazzi in questa squadra che secondo me in qualsiasi altra squadra di Serie B giocherebbero. Questo la dice lunga sul fatto che evidentemente chi ha giocato è allo stesso livello, o che magari le scelte sono cadute su giocatori che in quel momento erano più in forma, non lo so. Però faccio due nomi per dirne due. Io credo che Elisalde e Del Sole sarebbero stati titolari dappertutto. Per quanto riguarda la seconda domanda, siccome ho 8 giorni di stacco totale dal calcio, non voglio sentire parlare manco delle porticine per il calcetto, e poi dopo ci ragioneremo insieme a Giorgio.
con il quale voi sapete che io ho un ottimo feeling, e quindi ci siederemo, ragioneremo e decideremo chi sarà il prossimo allenatore del Pescara, quali saranno i programmi, quali saranno i calciatori, beh, quelli che vanno via, quelli che restano, e decideremo tutto. De Leonardis, Totò? Beh, due domande pure io, sì, me ne merito. Sì. No. Veloce però. Totò. Sì, veloce. La prima è se è maggiore la soddisfazione per l'ottimo campionato fatto o il rimpianto per come è finita. La seconda? No, se mi rispondi subito a questa. Ma io credo che sia maggiore la soddisfazione per quello che abbiamo fatto, perché comunque abbiamo raggiunto uno step importante, e quindi ripeto, come ho detto prima, faccio i complimenti a tutti, al mister, alla squadra, allo staff e soprattutto, ripeto, al pubblico, perché è stato il dodicesimo uomo in campo. Voi sapete che io personalmente vengo contestato ogni domenica, però non me ne frega niente, ma devo dire quello che penso, cioè che il pubblico quest'anno, soprattutto la curva, è stato il dodicesimo uomo. Mi auguro per il futuro, ripeto, che ci sia Sebastiani o meno, che questo feeling duri, perché forse qualcuno deve capire che solo con unità di intenti si possono ottenere risultati, e non contestando la prima sconfitta o non buttando la croce addosso a chi magari sbaglia una partita. Ieri sera mi sono emozionato a fine partita come se avessi vinto la semifinale. Totò, la seconda domanda? La seconda domanda è questa, cioè l'anno scorso si è partiti dopo un campionato diciamo disastroso, perché si è rischiata la retrocessione e salvata proprio all'ultima giornata, e quindi siete ripartiti con questo progetto che comunque non prevedeva l'obiettivo massimo, voglio dire. Ecco, adesso con questo piazzamento, dopo questa stagione, la ripartenza secondo te sarà più difficile, più impegnativa, ci sarà più pressione, o sarà anche più difficile costruire una squadra, visto che in effetti ci sono tanti giocatori che non sono di proprietà e tanti anche di una certa età? Ma secondo me la pressione è come te la fai venire. Io di solito di pressione non vivo, sono sempre un ottimista, un inguaribile ottimista, faccio le cose perché penso di farle sempre dal punto di vista positivo, e quindi non mi faccio prendere dalla pressione. Ripartiamo come siamo partiti quest'anno, senza pressioni, senza avere l'assillo di dover fare, anche perché dobbiamo essere coscienti e coerenti con quello che siamo. Io prima ho fatto i complimenti al pubblico. Devo dire che devo rettificare. Faccio i complimenti a quelli che veramente sono sempre stati vicini a questa squadra, e secondo me non posso pensare che Pescara, che ha delle ambizioni importanti, possa arrivare all'ultimo giorno a una semifinale playoff per vedere 10.000 persone allo stadio. Quindi se Pescara vuole veramente essere protagonista, deve rispondere in tutte le partite, dalla prima all'ultima, e non solo i soliti noti, perché i soliti noti ci sono sempre stati e ci saranno sempre. E a quelli i nostri ringraziamenti, a quelli che invece si vorranno avvicinare per il proseguo e per il futuro a questa squadra, sicuramente faremo anche a loro i ringraziamenti, però credo che quest'anno se è mancato qualcosa è il calore di ieri sera, perché il calore di ieri sera sicuramente avrebbe fatto sì che questa squadra poteva ottenere qualcosina in più. Salviani. Buonasera Presidente. Lei ha detto già che è presto, no, per pensare all'allenatore, che ci serve qualche giorno, però è fondamentale la sua scelta in virtù della prossima stagione. Però potrebbe essere, come diceva il collega Buda, forse Zauri il profilo migliore, in quanto con la primavera ha avuto un ottimo risultato vincendo il campionato, e poi potrebbe impiegare proprio quei tanti profili attualmente in prima squadra, forse, perché no, qualcuno in primavera, per esempio Lisalde o altri, già dal prossimo campionato. Ma io credo che in questo momento decidere l'allenatore, secondo me, è prematuro, perché ci dobbiamo ragionare, dobbiamo vedere anche quello che vogliamo fare, come vogliamo giocare, i giocatori che abbiamo, quelli che restano, quelli che vanno via, e poi decidere chi sarà il nuovo allenatore. Sicuramente, come diceva lei, Zauri ha fatto non bene ma benissimo, e se c'è un rammarico che io oggi ho da presidente del Pescara
e non aver potuto vedere in questa stagione un giovane della primavera esordire in prima squadra. Questo per me è un grande rammarico, perché sapete che Pescara ha sempre vissuto con i giovani, ha sempre investito sui giovani, e secondo me il coronamento, dico sempre al mio settore giovanile che io dei risultati non mi interessa nulla, quello che mi interessa è il mio scudetto, e vedere un giocatore che magari ha 15 anni giocare con la categoria superiore, o vedere il primavera giocare con la prima squadra. Bene, Riccardo Crinco in chiusura. Ciao Press. Ciao Riccardo. Ti volevo chiedere, terrai la stessa linea sui giovani? Beh, mi hai praticamente risposto di già, cioè la stagione che affronteremo, al di là di chi sarà allenatore, punterai ancora molto sul settore giovanile? Assolutamente sì, è la vita di una società come il Pescara. Intanto che ci sarà un imprenditore come me, che è sicuramente una persona seria, ma non ha le centinaia di milioni di euro da spendere nel calcio, sicuramente bisogna lavorare in quella direzione. Poi quando arriverà lo sceriffo di turno, magari il settore giovanile lo butterà all'aria e prenderà 11 Ibrahimovic. Io non lo posso fare, quindi chiaramente dovrò insistere su quella linea. Voglio solamente ricordare a tutti che quest'anno nella nostra rosa, io credo senza tema di smentire, che c'erano i giovani migliori di tutta la categoria, perché noi abbiamo ha dovuto attendere, per chi non lo conosceva chiaramente, non per noi che facciamo parte del Pescara, abbiamo dovuto attendere che si verificassero una serie di situazioni negative per alcuni giocatori, per vedere in campo un ragazzo che risponde al nome di Bettella, che a mio avviso sarà il futuro capitano nazionale italiana. Abbiamo dovuto attendere per diverse partite di Diego Sottil, perché avevamo giocatori, non perché per colpa del mister, ma perché avevamo giocatori importanti davanti. Abbiamo avuto in panchina un giocatore, come dicevo prima, come Del Sole, che a mio avviso avrebbe meritato di giocare. Abbiamo avuto in panchina un giocatore come Capone, che sta facendo bene nel Mondiale Under 20. Non abbiamo mai visto praticamente Lisalde, che è stato convocato con la nazionale uruguayana Under 20 e sta facendo il Mondiale. Quindi voglio dire, non è che ci avevamo pizze e fighi. Antonucci è un altro giovane di sicura avvenire. Adesso magari mi sfugge qualcuno e mi dispiace, però avevamo veramente i giovani più importanti. Credo che il mercato di gennaio, che tutti hanno criticato, e questo dimostra il fatto che chi parla da dietro la scrivania molte volte apre la bocca per dare solamente fiato e basta, è stato criticato il mercato di gennaio, e da gennaio sono arrivati due ragazzi che sono stati protagonisti della seconda fase di questo campionato. Quindi purtroppo bisogna far lavorare chi è presidente. Allora, siccome tra poco ci leveranno la linea perché la politica è incombe, un ultimo flash, perché lei più volte ha sottolineato, o almeno è stata l'impressione, in un paio di passaggi, non so se ci sarà ancora Sebastiani, potrebbe subentrare qualcun altro, insomma potrebbe cedere la società? Perché no, Enrico? Io non devo, ho sempre detto, non devo stare qui a dispetto dei santi. L'importante è che arrivi qualcuno serio che possa garantire un futuro al Pescara. Però quello l'ho sottolineato per ricordare a chi viene allo stadio, a chi ama veramente questa maglia, che questo è il modo di sostenere il Pescara e non di buttarla al mare al primo problema che viene fuori. Perché quest'anno, ribadisco, la curva è stata il 12° uomo in campo. Grazie Presidente Sebastiano, un saluto dallo studio, grazie per questo contributo. Alfredo Primanti, abbiamo aggiornamento per il sindaco? Sì, abbiamo un aggiornamento, mancano 19 sezioni, siamo a 151 su 170, i dati sono sostanzialmente gli stessi, Carlo Masci 51,25%, Marinella Sclocco 22,89%, centrodestra e centrosinistra, 5 Stelle con Erika Alessandrini al 13%, Carlo Costantini al 6,36%, Gianni Teodoro 2,62%, Stefano Civitarese 2,54%, Gianluca Baldini 0,75 e Mirko Iacomelli 0,58. Bene, Alfredo, resta con noi fino alla fine, abbiamo ancora un 10 minuti di trasmissione, pubblicità e poi l'ultimo giro con i nostri ospiti e anche con te. A tra poco.
Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. e 21 minuti. Allora, vorrei ripartire da Francesco Paolo Salviani, nuova creatura Delfino News quest'anno. Come è nata questa idea? Come sta andando intanto questo nuovo lavoro? Ma sì, è nata dal fatto che eravamo tanti ragazzi che volevano fare un'informazione un po' diversa. Ci siamo veramente divertiti sui social, se riusciamo magari a ritrovare anche, per esempio, tra tutti cito il video di Natale. Abbiamo realizzato una clip animata che ci ha trasmesso Sky nel programma del collega Daniele Barone. Abbiamo cercato non di ritrovarla adesso perché in regia abbiamo collegamento Infatti. Diciamo che appunto abbiamo cercato di essere un po' più vicini, un po' più smart, usiamo queste parole, e dunque
i numeri ci hanno anche dato ragione, perché per essere un giornale che è nato a novembre, quindi non è anche un mese dell'anno fin troppo allegro, abbiamo avuto un bel riscontro, soprattutto sul settore giovanile. E infatti voi continuerete a seguire maggiormente. Sì, 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 devo dire che per quanto concerne poi ci ha aiutato anche l'impresa della primavera, siamo andati veramente forti, anche perché le altre testate o non lo trattano tanto oppure non lo trattano per niente, quindi... Bene, complimenti e in bocca al lupo per questa nuova iniziativa. Alessandro Alberti, allora il presidente Sebastiani ha detto poco fa al telefono, stacchiamo la spina, tra 10 giorni... Già stanno lavorando, ovviamente. Beh, sì, però adesso cioè, ti ha fatto ancora intendere sì. Che è abbastanza scosso da quello che è successo ieri sera. Secondo te, ecco, che prototipo di allenatore sceglierà il Pescara? Sceglieranno Sebastiani, Repetto e altri? Questa è una bella domanda, Enrico. Innanzitutto bisogna vedere che cosa succede. Se vogliono ringiovanire ulteriormente la squadra, la vogliono arricchire di qualche altro pezzo, diciamo un po' stagionato, che può dare ulteriore esperienza. È una scelta molto molto delicata, quindi quando lui ti dice che vuole prendersi qualche giorno, perché credo che debbano riflettere attentamente su questo aspetto. Certo è sono che sono usciti già alcuni nomi, però... i nomi di Juric, Stellone, Zauri, però sono nomi un po' tutti diversi. Sono diversi, ma proprio perché... Allora, seguendo un criterio logico, abbiamo una squadra primavera e tu mi sembra che qualche volta sostenevi che bisognava far giocare la punta che ha vinto il campionato. Borrelli. Ma al di là del discorso di Borrelli, se si vuole portare qualche elemento in prima squadra, potrebbe anche essere il profilo di Zauri un profilo accettabile. Bisogna vedere nella stanza dei bottoni quale sarà... ovviamente la linea da scegliere. È una scelta delicata che credo che necessiti delle giuste osservazioni, perché il pubblico adesso mi auguro che si possa riavvicinare ancora di più a questa squadra, quindi io auspicherei che l'anno prossimo ci possa essere una ripartenza a suon di risultati positivi. È una scelta che devono fare loro e basta. Totò, ecco, tu che conosci molto bene Giorgio Repetto che ha portato Pillon, lo ha sempre difeso fino all'ultimo istante, è in sintonia col presidente Sebastiani per una nuova situazione da ricreare, anche da patrimonializzare la squadra. Questo è stato sempre il senso del lavoro di Repetto. Sì, ma credo anche il presidente l'ha sottolineato questa intesa con Repetto. Penso che sia la chiave proprio della ricostruzione, Giorgio assieme al presidente. Ecco, secondo te su chi si orienterà? Non tanto guarda, sul nome, come tipo di allenatore? Come tipo di allenatore io credo il presidente ha ribadito che quest'anno il Pescara aveva i giovani migliori della categoria e non solo, ha anche ribadito che la sua soddisfazione maggiore sarebbe stata quella di vedere uno della primavera giocare in prima squadra, quindi credo che la scelta sia comunque quella, quindi per questo credo che la candidatura di Zauri possa essere molto... E come tipo di squadra verrà rivoluzionata? No, anche come tipo di allenatore, oppure che so, un emergente che possa dare, per esempio parlano molto bene l'allenatore del Limolese, che può essere... Sì. Oppure io non mi sorprenderei nemmeno se nella rosa ci fosse anche Andrea Camprone, che è uno dell'ambiente, che è stato tutto l'anno, suo malgrado, è stato costretto a vedere solo il Pescara, perché non era... però credo che sia anche lui un allenatore molto preparato, che sarebbe in grado di gestire una situazione di questo tipo. Io sul grosso nome, voglio non il grosso punti. Nome nel senso non mi sento di puntarci, anche perché se la politica è questa, credo che ci sia necessità di avere intenti, lo stesso intenti anche con chi guida il gruppo. Insomma. Stefano, Francesco e Riccardo, allora squadra da modificare, prototipo di allenatore, secondo te Stefano? Io credo che la linea verde, insomma, per la prossima stagione sarà un po' una scelta obbligata, sia perché insomma diversi giocatori andranno via per insomma tra fine contratto o raggiunti i limiti di età, sia perché d'altronde è l'unica strada da seguire quando per un impianto societario come quello del Pescara, che ha dimostrato di riuscire ad ottenere risultati e di poter competere
nei vari campionati, ogni volta appunto valorizzando mettendo a valore appunto dei giovani che poi ti consentono quantomeno, ecco, di anche finanziariamente di riuscire ad allestire delle società competitive. Da questo punto di vista credo che la scelta di Zauri potrebbe essere una scelta logica, perché insomma, anche se il salto alla primavera alla Serie B è un salto importante, però è un allenatore che ha vinto, che ha proposto un buon calcio e che conoscerebbe nel caso degli elementi che poi potrebbe portare con sé in prima squadra, insieme ovviamente a giocatori di categoria in grado di fare crescere. Tanto ci risulta che Zauri abbia avuto una forte richiesta dalla primavera della Juventus, però se fosse Serie B credo che sarebbe ben diverso. Francesco Paolo, si parla intanto anche dei rinnovi di Sottil e Bettella. Bettella era già stato stabilito il prestito per un anno e mezzo, per Sottil potrebbe esserci la possibilità di restare. Si parte da due elementi quindi che conosciamo e che hanno ben figurato. Beh, come si suol dire, appunto, sono i classici rinnovi che valgono forse più di un acquisto, e avere comunque un difensore come Bettella che è venuto fuori, e comunque per chi conosce appunto il calcio giovanile è una certezza, tant'è capitano della nazionale, se non erro, under 19, non è, sì, non per caso. E per quanto riguarda Sottil, poi ad aiutare ulteriormente il ragazzo che è figlio d'arte, quindi conosce benissimo appunto certe dinamiche ed è un talento. E sull'allenatore invece che prevedi? Sull'allenatore poi mi trovo molto in sintonia con il pensiero del collega Stefano Buda, anche perché a Pescara i grandi nomi non hanno mai brillato, solo uno forse, che poi anzi non è che ha brillato, è tornato a brillare. Mi parlo ovviamente di Zeman, lo stesso per esempio Oddo ha trovato una consacrazione importante, poi potremmo scendere con Totò De Leonardis un po' indietro per avere altri nomi. Non aveva mai allenato in B quando è venuto a Pescara. Quindi secondo me Zauri... Un nome a sorpresa, quindi, a parte Zauri, oh? Riccardo? Spalletti. Tu ci vuoi del male? No, c'è Spalletti, c'è Gattuso libero a breve, c'è libero Allegri. Allegri forse a Barcellona, quindi. Allegri forse a Barcellona. Secondo me l'allenatore del Pescara il prossimo anno è Zauri, ma è già da tempo che il presidente si è innamorato di Luciano. C'è molta sintonia, credo che a meno che veramente ci sia qualcosa di particolare, sia Zauri il allenatore del... Bene, allora, Andrea Costantini, abbiamo altre notizie dalla regia, oppure possiamo andare allo studio 2 dove c'è ancora Alfredo Primante per... Guarda, l'ultimo giro. Se vogliamo diamo una notizia che fa un po' male al Pescara, perché ancora il Pescara non disputerà la finale playoff, ci sarà il Verona, ma c'è il problema di domenica prossima che a Verona, oltre alla finale di ritorno, ci sarà anche l'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Per questo motivo il sindaco di Verona, Sboarina, ha chiesto al presidente della Lega di Serie B e anche al prefetto di disporre il posticipo della data della finale di ritorno dei playoff tra Verona e Cittadella. Era meglio se ci fosse stato il Pescara. Grazie, Andrea. Non ci sarebbe Alfredo stato questo Primante, problema. Allora, studio 2, che numeri abbiamo per il nuovo sindaco Carlo Masci? Purtroppo con i dati definitivi siamo fermi all'aggiornamento che abbiamo dato in precedenza, mancano ancora 19 sezioni, il dato comunque non si discosterà da quello che vi dirò adesso. Per quanto riguarda i dati definitivi finali, siamo al 51% circa per Carlo Masci contro il 22,8 più o meno, 22,9 di Marinella Sclocco per quanto riguarda il centro-sinistra, segue il 5 Stelle più staccato al 13%. Questi sono i dati che mancano 19 sezioni, ma sono domani più o meno appuntamento definitivi. Nei TG, allora, Alfredo? Sì, domani appuntamento nel telegiornale delle ore 14. Chiaramente ci saranno poi altri aggiornamenti alle 19. Beh, anche e alle rassegna stampa 23 domani e domani mattina non ci sarà la rassegna stampa, manderemo in onda la replica di tutto il pomeriggio di diretta elettorale, con chiaramente anche i due servizi aggiornati per quanto riguarda i sindaci di Pescara e Montesilvano che sono stati eletti al primo turno. Ricordo, nota di cronaca, che l'unico comune al ballottaggio sarà Giulianova con Ivan Costantini e Pietro Tribuiani, tutti del centrodestra. Alfredo, ti ringrazio per
per il grande contributo che ci ha dato nel corso di questa trasmissione. Dunque Carlo Mascio è il nuovo sindaco di Pescara, quindi domani avremo altri servizi. Non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, Alessandro Alberti, grazie, Antonio De Leonardis, Stefano Buda, Francesco Paolo Salviani e Riccardo Quinco. Ringrazio il nostro regista Maurizio Daguì, in esterna Paolo Renzetti con Loris Bennato, in studio Antonio Dorazio, Gaetano Terio e Stefano Recanati. Saremo lunedì prossimo ancora qui con Replay. Grazie per averci scelto.